una delle particolarità, una delle cose che più mi ha attratta nell'incontrare Iris e nell'entrare in relazione con Iris è il fatto che non solo mette insieme discipline diverse, quindi un tipo di ricerca interdisciplinare, ma anche e soprattutto integra al suo interno dei modi di conoscere la realtà e di fare esperienza della realtà che non sono strettamente quelli accademici, cioè include nella pratica, diciamo, alcuni membri di Iris non sono integrati in università. La presenza di persone con dei percorsi molto differenti la vedevo come un grandissimo arricchimento, cioè tutti andavano lì per mettersi in discussione, tutti con la consapevolezza che ognuno parlava un proprio linguaggio e che non era scontato che gli altri potessero comprendere. Insomma, c'era un clima assolutamente fertile, interessante da un punto di vista professionale, ma soprattutto umano. Si impara a comunicare con un linguaggio che è quello necessariamente trasversale, cioè si è costretti, e questa è una cosa molto positiva per me, creativa anche, a rimettere in discussione le proprie parole, il proprio modo di conoscere e di trasmettere la propria conoscenza e condividere la propria conoscenza con altre persone. Era il 2005, la parola sostenibilità per me all'epoca era già qualcosa di abbastanza nebuloso, non sapevo bene che cosa fosse, cioè l'ho scoperto man mano. Adesso a distanza di 12 anni se ne parla molto di più, addirittura probabilmente se ne abusa, ecco. L'incontro con Helen è stato a sua volta molto stimolante, molto interessante, perché ha messo in campo, diciamo, ha avuto anche lei la sensibilità di andare a toccare, per quel che mi riguarda, per quel che riguarda il mio contributo, sia il mio percorso, la mia ricerca artistica, che la mia ricerca scientifica. Pensare che io potessi in qualche modo recitare qualcosa che avevo in mente non aveva nessun senso, perché avrei perso spontaneità. Nello stesso tempo, il modo che ho io di lavorare quando parlo in pubblico ha molto a che fare con l'improvvisazione, per cui magari mi infiammo in quel momento, mi appassiono di un certo pensiero e lo seguo, ovviamente senza perdere completamente il filo. È sempre una tensione tra il punto a cui vuoi arrivare, ma anche il senso di ripensarlo in quel momento lì, per quella persona lì che ti sta di fronte. E in questo caso questa libertà di movimento era molto più ristretta necessariamente. Quando ho conosciuto Elena io le ho raccontato quali erano gli argomenti su cui lavoravo, sia in campo di ricerca che in campo di comunicazione, ed erano fondamentalmente l'agricoltura, come è nata l'agricoltura, come questa abbia modificato le culture che l'hanno adottata, eccetera, eccetera. Elena a quel punto ha capito che probabilmente era qualcosa che potesse essere interessante per questa residenza, e quindi mi ha chiesto di occuparmi di una delle performance. La prima volta che ho interagito con i ragazzi non ci si conosceva, ci siamo incontrati, se non ricordo male, proprio in GAM, durante una delle prove della performance, però l'impatto è stato di immediata accoglienza, e da lì è partito un dialogo con tutti che per me è stato fondamentale, perché mi ha fatto subito entrare all'interno della loro residenza, del loro progetto. E quindi di fatto mi sono sentito parte integrante di tutto il progetto. Questa era una possibilità in più che abbiamo avuto di collaborare con i ragazzi per diciamo integrare o comunque dare delle suggestioni rispetto al loro lavoro di scrittura per il catalogo. Ciascuno di loro ha scritto un pezzo e alcuni di loro in libertà potevano chiedere aiuto di vario tipo, e quello che è successo poi è stata una scrittura a quattro mani molto molto divertente, anche molto bella. Quindi anche questo aspetto del progetto è stato interessante.